Giornata abruzzese per il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica. Questa mattina infatti l'illustre scienziato è stato ospite dell'iniziativa Un giorno con Giorgio Parisi, organizzata dalla Fondazione Europa Prossima e dall'officina dell'onorevole Luciano D'Alfonso. Il premio Nobel all'Istituto Tecnico Marconi di Penne ha incontrato gli studenti che lo hanno ascoltato con grande interesse e curiosità. Giorgio Parisi è stato insignito del premio Nobel per la fisica nel 2021 grazie ai suoi studi sui sistemi complessi. Certamente l'intelligenza artificiale può essere una risorsa, ovviamente ci sono dei pericoli. Allora, un paragone che mi piace fare è quello con la stampa. Siamo tutti d'accordo che la stampa è una grande risorsa, però la stampa è regolata da leggi, cioè sappiamo che c'è una legge, per esempio, che ogni giornale abbia dei direttori responsabili, la legge del fatto che uno può chiedere rettifiche e così via. Se non ci fossero le leggi sulla stampa, la stampa sarebbe un grosso problema. Quindi la stessa cosa per l'intelligenza artificiale, è una grande risorsa, però abbiamo bisogno in qualche modo di controllarla, incanalarla mediante leggi, cosa che in questo caso è molto più difficile perché serve un accordo anche su scala planetaria, però ci bisogna cominciare anche a riflettere, cosa che la comunità europea sta facendo, però è chiaro che bisogna andare in questa direzione. Secondo me il problema deriva dal fatto che una volta c'era l'idea che il futuro sarebbe stato migliore del presente. Adesso c'è un enorme paura sul futuro, ci sono tutte delle crisi che abbiamo che ci sospettano, crisi di fine delle risorse, crisi climatiche, guerre e così via, e quindi la scienza in qualche modo è vista un pochettino come responsabile di questa mancanza di fiducia nel futuro. Ogni posizione nella società organizzata è contendibile. Qui oggi noi abbiamo a Penne, che è il centro storico non solo della provincia di Pescara, un premio Nobel. E poi che premio Nobel? Quello della fisica. Se noi riconsideriamo la vita del professore Parisi, vediamo che è una vita normale all'insegna della dedizione, dell'applicazione, dell'amore per lo studio. È consentito a tutti diventare come il professor Parisi. L'importante è amare lo studio. Il fatto che Parisi si faccia riconoscere in terra d'Abruzzo, in provincia di Pescara, in una scuola, vuole essere proprio uno stimolo. Oggi gli chiederemo che rapporto c'è tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Gli chiederemo anche che rapporto c'è tra la vita normale delle persone e l'applicazione dell'intelligenza artificiale. È fuori di dubbio che l'intelligenza artificiale fa di più dell'umano che si applica, ma molte volte non ne sa la ragione. L'umano invece si sa porre la domanda del perché. Anche questo fa lo studio. Fa in modo